Non posso non chiederti invece due mondi così diversi rispetto a quelli di Rosi e di Fellini, che sono quelli invece di Cimino e Coppola, che anche loro tra di loro sono davvero molto molto lontani. Cimino è stata una grandissima amicizia. Noi abbiamo fatto praticamente vita insieme quasi 6 mesi, perché lui cercava una Sicilia di fiumi, insomma un po' che corrispondesse a Montana, dove lui aveva un ranch, e sapeva, che aveva studiato le carte forestali, che c'erano questi fiumi, non immaginava che erano quasi tutti secchi, e quindi andavamo in giro nei posti più impervi a cercare questa Sicilia, che poi nel film è valorizzata, è molto bella. Il film, scusate, è siciliano. Siciliano. E quindi un uomo con cui c'è stato un grandissimo legame e continua, che ho rivisto anche dopo, la moglie e la figlia a Venezia, a Roma, e insomma ho un ricordo dell'ultima volta che abbiamo visto insieme Michael, ed è stata quando è venuto a Roma, perché Monda gli aveva chiesto di fare una specie di montaggio di scene di ballo, e Michael fece la rockstar, praticamente non fece parlare né lui né Mario Sesti, neanche una parola, credo, e girava come una diva in mezzo alla sala, e poi siamo andati a cena e lui mi continuava a guardare dicendomi: tu pensi che io sia diventato donna? Perché era completamente trasformato da come l'avevo conosciuto io, sembrava Michael Jackson. E io ho detto: no, ti dico solo che sei diverso da come ti ho conosciuto. E lui mi ha detto: mi ero stancato del mio fisico. In realtà io credo che lui stesse molto male, cioè lui ha veramente subito la fine di un modo di intendere il cinema che lui ha incarnato, e non ha retto, per quanto invece tendesse a dire che ora scriveva i romanzi, eccetera, non ha retto il fatto di non poter fare più dei film. Era un uomo proprio vocato al cinema. E era una persona molto, molto affettuosa, che di grandissima intensità. Grandissima intensità. Abbiamo veramente riso, pianto insieme, ed era capace in certi momenti di arrivare davanti a un paesaggio all'alba, dopo queste sfacchinate mostruose, lui si svegliava prestissimo, eccetera, forse faceva anche uso di qualche cosa di cui io non facevo uso, quindi si teneva più, e quindi arrivavamo davanti a questi paesaggi, eccetera, lui improvvisamente lo vedevi che piangeva, come se fosse commosso dalla... E nei suoi film si sente questo, come si sente in certi film di John Ford, la forza del paesaggio come protagonista di una vicenda, di una vicenda epica. Coppola invece. Coppola, l'ho visto pure lui di recente, quella era una grande macchina. Il tramite di tutti e due i film era un mio grandissimo amico che mi piace ricordare, ed è stato un grandissimo del cinema, un grandissimo produttore esecutivo, Sandy Norman. Con lui ho fatto tante cose e è stato lui il tramite del rapporto con Coppola e Cimino. E che dire, è molto bello vedere, cioè io di Coppola mi ricordo la convinzione con cui faceva questo film e nello stesso tempo i dubbi che aveva. Cioè lui pensava, questo Padrino 3 lui lo immaginava come il capitolo Re Lear di questa saga, e a un certo punto c'aveva il problema di fare una scena sulla scalinata del Teatro Massimo, che lui voleva fare come fosse una scena d'opera, e quindi cercava un regista d'opera, e allora è venuto fuori il nome di Peter Brook. Lui pensava che Peter Brook potesse venire e fargli questa scena, se ne andava. E lui aveva detto: guarda, forse non è così facile. Dopodiché ha cercato Peter Stein, e anche lui non lo... Però era assolutamente convinto di poterlo fare, cioè questo
è la cosa bella del regista americano. Poi alla fine l'ha fatto un regista molto più di routine, e comunque diciamo che Coppola era interessante perché era dentro il cinema, ma anche fuori, per quello che ho visto io, come standogli accanto. Cioè, era come se ci fosse anche il disincanto del cinema. E ne aveva viste tante, forse era veramente un'occasione, soprattutto, come dire, che non poteva lasciarsi sfuggire, quella di fare Il Padrino 3, ma non proprio necessaria per la sua creatività. E, insomma, l'ho visto, come si può vedere, un grande personaggio che sta facendo una battaglia di cui non è del tutto persuaso ancora, capito? Quindi ogni tanto con delle scene meravigliose, eccetera, però con la sensazione che c'era un dubbio generale che aleggiava mentre faceva quel film.